Benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Questo è il secondo video di una serie di video in cui ci occupiamo di un case study particolare. Acquisire un sorgente esterno dal sito dell'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, per esempio la serie recente di terremoti, e verificare quale di questi terremoti sono stati superiori a 2,5 gradi Richter tramite l'utilizzo di un programma cartografico, quale QGIS. Nel primo video noi abbiamo acquisito questa tabella e l'abbiamo lavorata affinché potesse entrare correttamente in Excel. Adesso finiremo la lavorazione di questa tabella e la inseriremo all'interno di Quantum GIS. Come abbiamo detto, ogni qualvolta bisogna acquisire delle sorgenti esterne, sempre guardare il tipo di dato, la tipologia di dato che consente l'architettura di alcune strutture logiche relazionali fra le tabelle e anche la possibilità di fare certe operazioni. Se lo strumento si sbaglia e assegna un tipo di dato testa o un numero, non potrete fare delle operazioni matematiche. Quindi si seleziona il campo e si va a vedere data, è una data corretta, ora è un'ora. La latitudine è messo in generale ancora una volta, lui ce l'ha cambiato, vediamo che cosa fa. Se gli diciamo in decimale, ma a questo punto lasciamolo così che vedo che compare correttamente anche se è in generale. La magnitudine è sempre generale e anche addirittura il testo, pur provenendo da uno strumento che fa parte sempre dal di Microsoft Office, vedete, è stato cambiato un'altra volta. È per questo che bisogna sempre, sempre, vogliamo verificare cliccando tasto destro, formato celle, siamo a forzarlo a dare un formato decimale con 4 decimali, vedete, numero con 4 decimali senza che faccia dei pasticci. Va bene, allora selezioniamo anche la longitudine, tasto destro, formato celle, numero con 4 decimali, vedete, sempre controllare il tipo di dati. Poi sono correttamente allineate a sinistra. A questo punto, siccome vediamo che la tabella presente in un sito è stata trasformata in un oggetto, noi che cosa facciamo? Intanto gli diamo al tab un nome che è TBL, io uso questa convenzione per tabella, sciame sismico, ad esempio sismico. D'accordo? Poi andiamo a vedere all'interno della scheda progettazione qual è il nome assegnato. Il nome è generico, ma noi gli assegniamo TBL sciame sismico. Sciame sismico, consigliamo sempre di assegnare dei nomi univoci, scusate, a queste entità perché così sono riconoscibili e possono anche essere utilizzate all'interno delle formule. Per esempio, se andiamo a vedere in formula, andiamo a gestione nomi, vedete che adesso è stata questa tabella classificata come oggetto di classe nome all'interno della gestione nomi ETBL sciame sismico. Bene, facciamo un salvataggio. Prima lo salviamo in formato Excel e poi in un formato testuale separato da virgole, in realtà separato da punte virgola, anche se il formato si chiama CSV, comma separated value. Per farlo facciamo Ctrl Shift asterisco, che è la selezione di tutto l'oggetto a tabella. Che cosa seleziona così Excel? Tutto ciò che è distinto da una riga vuota e una colonna vuota. D'accordo? Noi l'abbiamo selezionato per controllare effettivamente che i confini siano corretti, poi andiamo all'interno del file salva e siccome non è stato mai salvato ci consente di salvarlo con nome. Andiamo all'interno del nostro case study e il case study è analisi dello sciame sismico e lo chiamiamo, lo copiamo sopra a uno che abbiamo fatto di prova, sciame sismico. Ma sappiamo che questo formato non è ben digerito da Quantum GIS, quindi lo dobbiamo salvare in un formato separato da virgole. Ma il formato separato da virgole non può avere tante caratteristiche che ha il formato Excel. Quindi, come prima cosa, noi eliminiamo il foglio 1 perché il tasto destro elimina, perché il formato separato da virgole non accetta tasti destri, tasto, scusate, non accetta dei tab multipli, dei documenti multipli. Ctrl Shift asterisco e noi adesso salviamo, otterremo sempre dei messaggi d'errore, ma per noi quei messaggi d'errore andranno bene, saranno corretti perché ci dirà che non tutte le caratteristiche del foglio Excel possono entrare all'interno del file CSV, ma non ci interessa, analisi esatto, e qui bisogna scegliere all'interno del campo salva con nome il corretto formato CSV separato da virgole, anche se verrà poi separato, diciamo, da
da punti e virgola. Qui lo chiamiamo CSV perché questa cosa qui ci consente di ricordarcelo al momento, lo sovrascriviamo quando lo utilizzeremo con Quantum JIS, perché certe volte in Quantum JIS non è facile capire quale tipo di entità. Ci dice che non tutte le caratteristiche come i filtri, il formato, il colore, e per noi va bene, facciamo sì. L'abbiamo salvato. Possiamo ridurre e adesso possiamo anche chiuderlo per consentire al nostro computer di avere un po' più di memoria RAM. Non lo vogliamo salvare, non salvare perché è già stato salvato. E adesso possiamo anche andare a verificare all'interno della cartella, a mano, diciamo, che cosa è diventato il nostro file CSV. Se facciamo tasto destro e apriamo con il Notepad, vedete che con il Notepad, ecco che cos'è un file separato da virgole, semplicemente un file in cui la prima riga sono le etichette dei campi, vedete, data ora, latitudine e longitudine, e poi ci sono i campi veri e propri. Queste sono le colonne e queste sono i record. Vedete la data. Questo è un formato così base di standard che può essere usato per migrare i dati da un'applicazione ad altra. Ed è a tutti gli effetti un tipo di formato che a QGIS piace. Questo è un programma cartografico QGIS che può essere scaricato liberamente da internet perché è open source e gratuito. E all'interno abbiamo questa barra in cui ci sono tutte le tipologie di dati che possono essere acquisite in Quantum JIS. Noi stiamo tentando di trasformare una serie tabulare di dati in oggetti grafici perché vogliamo effettuare un'analisi di tipo grafico. Vedete questo tasto virgola? Significa proprio aggiungi un oggetto vettoriale layer da un testo delimitato. Il nostro è delimitato da punto e virgola. Sfoglia con il clic sinistro e andiamo e scegliamo proprio il CSV separato da virgole. Questo pannello, vedete, si tenta di verificare qual è il delimitatore. Se gli diciamo spazio si sbaglia, se gli diciamo due punti si sbaglia perché interpreta i due punti delle ore e divide scorrettamente i campi. Se gli diciamo punto e virgola, finalmente siamo giunti ancora una volta alla divisione fra data, ora, latitudine e longitudine. Lasciamo fare, ci sono tante opzioni complicate. Quello che bisogna dire è che bisogna soltanto dire allo strumento qual è la longitudine, che è il campo X, d'accordo, che è la distanza dal meridiano di Greenwich, e qual è la latitudine, che è il campo Y, che è la distanza dall'equatore. Praticamente che cos'è? Questo valore è la distanza in gradi nord dall'equatore, la latitudine, e questa è la distanza in gradi est dal meridiano di Greenwich. Facciamo ok e vediamo se riesce a trasformare questa entità tabulare in una serie di oggetti cartografici. A tutti gli effetti l'ha fatto. Non è molto evocativo questo video, ma capiremo adesso anche nel prossimo video che questo arco qua è in realtà l'arco appenninico dell'Italia, dove non a caso si concentrano tutti i terremoti, mentre questi sono terremoti del Pacifico, terremoti dell'Oceano Indiano e altri terremoti in Africa. Ci fermiamo più in questo momento per questo video, poi aggiungeremo la mappa dell'Italia per capire dove si sono collocati i terremoti e poi faremo un filtro perché noi vogliamo vedere quelli maggiori al grado 2.5. Grazie per aver visto questo video, ci vediamo fra pochi attimi al prossimo video, il video numero 3.